Sono oltre 40 gli ettari di bosco andati in fumo nell'area dell'Alpe Cavanna, territorio di Donato. Instancabile e faticoso il lavoro degli uomini dell'antincendio boschivo, dei vigili del fuoco, per arginare e contenere le fiamme. 77 i volontari che hanno lavorato, 31 i mezzi del corpo AIB del Biellese, Torinese, Vercellese e Novarese, presenti con le squadre dei vigili del fuoco, dei carabinieri forestali. E poi l'aereo Canadair e un elicottero, poi entrambi dovuti rientrare a causa del forte vento. Ancora da chiarire le cause dell'incendio. Di certo la siccità che sta caratterizzando questo inverno quasi senza neve, e anche la pioggia la si vede ben poco, associata a forti venti che soffiano sulle Alpi, sono un pericolo costante. Prosegue anche la discesa di una saccatura legata a una più ampia struttura depressionaria sul nord-est europeo, che sta determinando la formazione di una profonda bassa pressione e un deciso rinforzo della ventilazione a tutte le quote. Questo è quanto viene riportato nell'allerta emessa dalla Protezione Civile. L'avviso prevede dunque il persistere di venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte. Il pericolo legato alle raffiche di vento sarà presente in montagna, ma anche a quote più basse, ragion per cui la Protezione Civile ha diffuso sui social un vademecum, comportamenti da tenere ed evitare in simili circostanze.